terza ripresa dell'Europeo dei pesi massimi sul ring del Tempodrom di Berlino tra il detentore Paolo Vidoz contro il tedesco di origini turche Cengiz Koç. Van de Ville ha avvertito prima che iniziasse la ripresa Vidoz di stare attento all'uso del gomito. Sta sprecando energie, qualche colpo di troppo Paolo Vidoz. Secondo me deve fare un po' uscire l'avversario, aspettarlo forse un po' di più. Non può fare lui tutte le riprese, perché significa davvero un grande dispendio di energie. Porta colpi singoli nel più delle volte Koç. Maggiore attività sicuramente da parte di Vidoz. Si chiude Vidoz. Gancio sinistro e montante destro. Però colpi che non arrivano completamente a segno. Almeno il montante. Peccato, ancora Duarte con il montante, penetra nella guardia ma non trova il bersaglio. Entra con il montante destro Cengiz Koç. Gancio destro di Vidoz. Si chiude in guardia alta il turco che poi spinge l'italiano. Corto gancio sinistro di Koç. Ancora con il gomito, il richiamo ci starebbe anche per Koç, che prova il montante destro, anticipa. No, ha trovato i guantoni con questo 1-2 Koç. Ci sono, ricordo, quasi 9 kg di differenza tra i due, più di 10 cm di differenza. Gancio sinistro di Koç. Però è Vidoz a mettere più colpi e questo è un fattore molto importante. E secondo me ne ha messi più in questa ripresa che non nelle precedenti. Buono l'anticipo con il jab, ma poi arrivano anche i colpi di Vidoz. Per un attimo si è voltato Cengiz Koç, al suo angolo c'è Uli Wegner, il maestro, ex maestro di Sven Otke, maestro numero uno in sostanza della colonia Sauer. Al montante destro di Vidoz, ancora il montante destro di Vidoz, ancora il montante destro di Vidoz, si sposta Koç, ancora con il gancio destro Vidoz, è una fase favorevole questa per il goriziano, qui deve rifiatare però, attenzione, bravo, bel finale di ripresa, che ovviamente assegniamo ancora a Vidoz. Ci sono già cambiati intanto almeno qualcuno di loro, sei ballerini del gruppo veronese, i Bolidi, ingaggiato da Paolo Vidoz per pochi euro comunque, da quello che ho capito bene, perché sono degli amici di Paolo Vidoz che se ne è inventata un'altra, ma l'importante è che se ne inventi un'altra sul ring. Però non abbassare le mani, ok? Non abbassare le mani. Adesso controlla, non forzare, ok? C'è un po' di controllo, bene, non forzare prima come questo round qua. Però quando c'è l'occasione, metti il colpo più forte, ok? Poi cerca di controllare bene. Adesso recupera. Sì, sì, sì. Recupera, però devi mettere il colpo nel momento giusto, ok? Ok? Va bene così, deve andare così, ok? Se fa questo match qua, lo mette anche prima del limite. Ok, seconds out, come on. Chiara la strategia di Paolo Vidoz. Scatta la quarta ripresa del titolo europeo dei pesi massimi sul ring di Berlino. Vidoz dopo tre riprese dove ha sicuramente inserito le marce, adesso ha bisogno di rifiatare senza però subire troppo e senza neanche davvero offrire l'occasione a Koç di dare una svolta al match, che ha preso una buona piega favorevole al pugile italiano. Deve scegliere meglio l'occasione in cui portare i colpi Vidoz. Montante destro di Paolone, non trova il bersaglio Koç. Montante destro di Vidoz, ha la tendenza ad abbassare molto la testa a Koç, senza quindi veder partire i colpi dell'avversario quando sono nel corpo a corpo. Okay.
Bravo, fa bene ad aspettare qui. Fin qui nulla da dire da un punto di vista tattico. Sotto la cintura, questo invece è un errore. Questo è un errore perché rischiare un richiamo ufficiale per una sciocchezza non deve accadere. Non deve offrire nessuna opportunità a coach di avere dei vantaggi, perché già in linea generale comunque li ha, perché si sa quanto davvero le giurie qualche volta siano, se non spesso, sbilanciate a favore del pugile della colonia di casa. Bravo, bravo a venire al centro del ring per prendere un po' di fiato Vidoz. Buon gancio destro di coach. Mentre ci inquadrano Uli Wegner all'angolo, è preoccupato, la conosce bene la box Wegner. E sinistro al destro, primo momento forse, lasciando perdere la prima ripresa in cui si è visto il tedesco di origini turche, che però non trova il bersaglio. Poco concreto fin qui Cengiz coach. Si chiude in guardia Vidoz. Tocca con un montante ma comunque non caricato al 100% coach. No holding, both of you. Box. Ripresa certamente più equilibrata della precedente. Vidoz comunque continua a controllare il margine di vantaggio. Mentre andiamo all'angolo di Cengiz coach. Lavora sul lato psicologico Wegner, cercando di caricare come una molla coach, che mi pare in realtà non dare le risposte che si aspetterebbe l'esperto allenatore tedesco. Questa era una ripresa sicuramente in cui mi aspettavo una reazione diversa da parte sua. Questo è l'angolo di Cengiz coach. Watch your forehand. Box. Siamo alla quinta ripresa in diretta dal Tempodrom di Berlino per la seconda difesa dell'Europeo dei Massimi da parte di Paolo Vidoz. Partito bene in queste prime quattro riprese. Montante destro e gancio sinistro. E poi subito alle gare. Il gancio sinistro di Vidoz, il montante sinistro e poi bravo coperto in guardia. Come on, step back. Vidoz che tra l'altro in attesa di tornare a combattere sul ring ha portato avanti un progetto di solidarietà, di beneficenza umanitario in Afghanistan, dove è andato a incontrare pugili afghani. Il sinistro in anticipo di Vidoz. Cerca di scuotersi Cengiz coach. Montante destro di Vidoz. Non dà la sensazione, almeno in questo momento, Cengiz coach di avere soprattutto la carica agonistica per dare una svolta, un segnale in questo incontro. Vidoz ha continuato come ha cominciato. La lettura del match per i giudici dal mio punto di vista è abbastanza semplice. E anche e soprattutto la direzione che sta prendendo. No holding, Paolo, no holding. Box! Schiva il jab, Vidoz.
si scopre ancora poco, poi sarà costretto a farlo. Qui addirittura ha anticipato Koch il richiamo che si aspettava da Van de Ville. È bloccato Cengiz Koç. Gli ha fatto tanto lo spavaldo nella discoteca dove ieri si è svolta l'operazione di peso. Montante detto di Vidoz, il gancio detto di Koç. Il montante destro del tedesco di origini turche. Aspetta troppo Koç, poi arriva il jab di Vidoz. Si incrociano con questo colpo i due. Altra ripresa per Paolo Vidoz. Valiuev, il campione del mondo, accidental butter a bordo ring, anche lui fa parte della colonia Sauerland. Tra l'altro, a proposito di pesi massimi, c'è da sottolineare come ci sia stata proprio una testata involontaria, credo abbia detto l'arbitro, a proposito forse di una perita per cerchiamo di capire. È segnato al naso Koç. L'arbitro ci ha tenuto a chiedere al secondo di Koç che venisse spiegato che si è trattato di un colpo involontario. Tanto siamo al sesto round dell'Europeo dei pesi massimi in diretta dal Tempodrom di Berlino, dove Vidoz ha incanalato il match nella giusta direzione. Paolo Vidoz sulla destra dei teleschermi, pantaloncini completamente scuri, alla seconda difesa del titolo. È il solito pugile della scuderia Sauerland, si scopre poco, porta poche serie, colpi singoli, isolati, non voglio dire poco coraggio ma sicuramente poco intraprendente. Valiuev si è ritagliato davvero un suo spazio importante in questa categoria, ma c'è spazio proprio tra i pesi massimi. Il destro pesante di Vidoz che carica ancora i colpi, un montante sinistro che penetra la guardia dell'avversario. Non push, stop, 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 non push, watch your heads. Va bene a rifiatare. Back, come on, step back. Questo è il ritmo che fa il gioco di Paolo Vidoz. Sinistro di Vidoz. Qua il montante destro. Box. Stop, stop, stop. Manca un minuto la conclusione del sesto round per il giro di boa. Il gancio destro di Vidoz. L'arbitro dovrebbe ogni tanto però intervenire anche per richiamare Koç, che ha questo brutto vizio di spingere con il guantone sinistro proprio sul volto di Vidoz. Vizio antipatico. Risponde sicuramente in maniera più incisiva Vidoz. Indietreggia Koç, subisce il montante destro, poi scuote la testa come a dire non ho sentito niente o non mi ha fatto nessun effetto. Si guarda in giro Cengiz Koç. Più determinato Vidoz, altra ripresa per Paolo.